Bella ragazzi, qui Frene e siamo oggi ritornati con un nuovo video. Penso che già il titolo dica molte cose. Quest'oggi vi racconterò le mie due ultime settimane, perché effettivamente sono sparito. Penso che vi devo, perché vi devo, delle spiegazioni. Però voi sapete che a me non è che piace troppo fare i video campati per aria così, quindi cercherò di raccontarvela a modo mio per farvi anche divertire a voi. Direi di partire dalle cose brutte, perché mi va di concludere in bellezza, almeno per una volta. Le cose brutte sono che io in queste due settimane, già ce l'avevo quest'estate, ma quest'ultimo mese si è intensificato il mio dolore al ginocchio destro. Ogni volta che io mi addormento, comunque sia sto troppo fermo in un punto, diciamo, anche semplicemente seduto, appena mi alzo sento proprio un crack. Secondo me la cartilagine, adesso ho prenotato un'altra risonanza per vedere cosa devo effettivamente fare. Poi sono stato poco ben di salute, tra virgolette, ancora mi sentite, sono tutto attappato, ho avuto l'influenza, ho avuto anche un po' di febbre, 38, niente di che. C'è chi sta peggio, insomma, non sono questi i problemi della vita. Queste sono più o meno le cose brutte. Niente di troppo esagerato, a parte un po' il ginocchio, che la preoccupazione c'è, non lo nego, però speriamo che si risolva tutto per il meglio. E il motivo principale di questa mia assenza non è né il ginocchio e né l'influenza. È che io, ragazzi, ho conosciuto una ragazza, fa molto strano dirlo, anzi mi viene quasi da sorridere. Ho incominciato perlomeno a uscire un po' di più la sera e ho incontrato questa ragazza. Io devo essere sincero, adesso ricolleghiamo pure col fatto che vi dicevo che vi racconto anche un po' la storia, almeno vi fate anche due risate. Voi immaginatevi la dinamica della situazione, perché già fa ridere così che ve la racconto. Io sono arrivato lì con altri amici, non sapevo che ci fossero quest'altre amiche di loro, e ci stava appunto questa ragazza. Premetto che sono una persona timida. Stranamente ho attaccato a parlare delle cose che facevo, cioè dei videogiochi e tutte queste cose qua. Sulla carta approccio sbagliatissimo. Comunque sia, pure questa ragazza si interessava, diciamo, aveva giocato anche lei dei videogiochi. Poi gli ho detto come montare video e lei mi ha detto: ma che usi, Sony Vegas? Già quando una mi dà una risposta del genere guadagna proprio puntoni solidi, quindi già lì mi sono sentito un sacco compreso, e a me già questa cosa veramente ha fatto tantissimo piacere. Il giorno dopo, sempre molto casualmente, sono andato a fare un bowling e c'era di nuovo lei con delle amiche e ci ho riattaccato a parlare, fino a quando poi la sera abbiamo conversato su Instagram per 10 ore, cioè per 10 ore fino alle 9 di mattina, perlomeno da parte mia, ma credo anche da parte sua, perché se no non conversi con una persona 10 ore di fila tutta la notte. C'era dell'interesse, ci siamo incominciati a vedere e mi è piaciuta, mi piace i modi che ha di fare, è semplice, tanto quando ti piace una persona non neanche ci stanno dei motivi precisi, ti piace e basta. Arriviamo al dunque. Io non è che sono stato assente queste due settimane perché mi sono fatti i cazzi miei e sono stato sempre con lei, assolutamente no. Sono stato assente queste due settimane perché una cosa del genere mi ha sconvolto la vita. Per voi può essere tranquillamente definita una cosa normalissima, ci può stare, però per me è un passo importante, perché io non ho mai avuto una relazione seria. In primis non ho mai voluto io. Avere un rapporto con una persona porta a cose belle, ma porta anche a cose brutte, cioè ci saranno cose felici, ci saranno cose tristi, e quando ci saranno quelle tristi tu dovrai affrontarle e dovrai avere due palle grosse così. Fino a poco tempo fa non mi sentivo di affrontare altri problemi, perché già comunque ogni persona ha dei problemi, ha delle cose da fare, e aggiungere una cosa quale può essere una relazione, solo all'idea, ragazzi, cioè dicevo no. Però quest'oggi sono qui a dirvi che mi sono fidanzato con questa ragazza, sono contento di dirlo proprio ad alta voce. Volevo farvelo sapere perché vi ho sempre detto che siete come una famiglia per me e voglio raccontarvi tutto, cose brutte e cose belle che mi accadono nella vita. E nel momento in cui ho iniziato a frequentarla, voi non vi credete che facevo chissà cosa e sono sparito perché stavo tutti i giorni a fare bunga bunga o chichi chichi. Mi ci vedevo quelle due o tre orette, andavo a fare una cena o una passeggiatina, e il tempo restante io potevo tranquillamente registrare 3, 4, 5, 6, 7, 8 video, ma non lo facevo. Perché non lo facevo? Perché io sentivo una confusione tremenda nella mia testa, regà, ve lo giuro. Avevo quell'equilibrio che faceva coincidere tutto quanto, e i video
video, la vita privata, gli amici. E un'entrata del genere mi ha scombussolato tutti i piani, tutti gli equilibri che mi ero fatto. Da una parte ero felice, da un'altra parte mi sono sentito crollare proprio il mondo addosso, perché non sapevo più come prendere la cosa. Mi facevo 3000 pippe mentali, che poi portavano me a stare nel letto, perché ho passato 2 settimane nel letto a guardare il soffitto o a guardare tutte serie TV. Prendevo la prima serie, bam, vista tutta, vedevo 10 episodi tutti filati. Ecco come ho trascorso le mie ultime settimane. Poi a un certo punto mi sono alzato un giorno, ho detto: cazzo Fre, tu hai delle persone che ti vogliono bene, tu vuoi bene a quelle persone, non puoi permetterti ora come ora di buttare tutto quello che hai fatto fino adesso. Avete visto negli ultimi 4-5 mesi quanto impegno io ho dedicato a YouTube, a voi, a tutto questo, e non voglio sinceramente buttarlo via. Quindi ho detto: cazzo Fre, per una volta nella vita vuoi tirare fuori i coglioni, brutto mongoloide. Quindi mi sono alzato dal letto e ho detto: cazzo, bisogna riniziare a caricare come prima. Quindi da adesso in poi già ve l'ho detto nel video scorso, i video ci saranno nuovamente con la stessa costanza di prima, anzi magari vi carico anche qualche video in più, perché abbiamo saltato 6-7 video. Io ragazzi mi scuso veramente tanto con tutti voi, cioè il minimo che posso fare è scusarmi. Non sapevo come prendere in mano la situazione, e se avessi provato anche solamente a registrare un video, anche un semplice vlog, penso che risultava anche una cosa brutta, perché fidatevi che se uno ha altri problemi per la testa, poi in un video si nota. E io piuttosto, ve l'ho sempre detto, preferisco non caricare che caricarvi merda. Mi riscuso con voi per questa breve, tra virgolette, assenza di 2 settimanelle. Come al solito ragazzi, vi mando un grosso abbraccio, passate una buona giornata. Ah, prima o poi penso che ve la farò conoscere, anche se non lo so se vuole. E niente, ciao belli.